Di nuovo, ma dai, sei più piccola di mamma, vuoi dormire sempre? Yeah, buongiorno. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove. Mentre mamma si lava, tu cosa fai? Aspetti a mamma. Mi segue per tutta la casa. Buongiorno! Ho appena fatto già miliardi di cose, cioè sono già distrutta, oddio. C'ho il cavalletto e con la videocamera in mezzo qua nella mia cucina perché ho registrato il video della mia colazione preferita del momento che vedrete nei prossimi giorni. Che è veramente una colazione buona, infatti sto tutta bella. Ah, la cosa più bella della giornata, la colazione. Sta cosa super porcellosa, però sana, comunque buonissima, ve la farò vedere. Tipo il tempo cambia nel giro di un'ora, cioè un'ora piove, l'ora dopo esce un sole che spacca le pietre. Non so da quando siamo tornati dalle vacanze, da agosto, sì. Non c'è stata una giornata, due o tre giornate di bel tempo, di coerenza, questo tempo è coerente, cioè mentre veramente fa freddo, poi piove, poi c'è il sole, poi di nuovo piove, quindi io poi sono molto meteoropatica, quindi me ne vado assieme al tempo praticamente, perché cioè se quando mi sveglio già è nuvoloso, per tutti questi cambiamenti climatici, veramente l'umore mio proprio cade proprio a terra. Comunque mi sto bevendo la mia tazza di tè verde quotidiano, ragazze. Mi raccomando, bevete sempre tanto tè verde e tanta acqua. Una tazzona. Mentre faccio le mie cose, mi rilasso due minuti con voi sul divano perché sono veramente già distrutta, ve lo giuro, ragazze. Cioè, praticamente mi sono svegliata e ho portato fuori Pupi, perché Pupi praticamente adesso dov'è? Amore, vieni qua, guardatela dov'è, ve la faccio vedere. Una povera anima abbandonata. Amore, amore, che fai là? Vieni da mamma, che mamma si beve il tè. Questa è una cosa che non bisogna fare, perché si può cappottare la tazza del tè e si rovina tutto il divano, ma io lo faccio perché sono un po' così, un po' strana. Comunque ragazze, praticamente c'ho la canottiera che ho fatto il video tutta carina e poi sotto c'ho il pantalone del pigiama con i cuoricini. Amore, aspetta che cade il tè. Amore, bella che sei. Sei bella tu. Vuoi fare un salutino a tutti i tuoi amici cani? Sì. Bella. E quindi niente. Amore, mamma sì, sì, mamma sì. No, dobbiamo fare il video, mamma io. Ma non mi puoi dare un bacio in bocca, dai, che la gente poi dice che fai schifo, che mi dai un bacio, un bacino. No, no, guardate con che, come si accanisce un bacio. Amore, basta, mamma, mi stai soffocando. Quindi quando l'hai finito me lo dici? L'hai finita? Dai. Che poi tutti quanti mi chiedono, mi dicono, ma Pupi è un chihuahua anomalo perché non abbaia, lei non ringhia, non aggredisce, non morde, non fa nulla, vuole solo giocare, leccare, baciare tutti e lei vuole bene, soprattutto moltissimo ai bambini, soprattutto i bambini quando la giocano lei impazzisce, ai cani, pure quelli enormi, lei non ha paura di nessuno e vuole giocare con tutti e molto spesso tanti padroni di cani mi dicono, per esempio, no, non lo far avvicinare perché il mio cane, tipo, per esempio, è aggressivo, è cattivello, ho paura. Con lei diventano tutti buoni, tutti quanti, oh mio Dio, è la prima volta che il mio cane è così socievole con un altro, non l'ho mai visto così buono, quindi perché lei piace a tutti, a grandi, piccini, cani, a tutti, quindi è così, mio amore adesso sta qua vicino a me. E quindi niente, la prima cosa ho portato fuori lei, perché lei appena mi sveglio deve fare sempre pipì e cacca, scendiamo giù, 5-10 minuti, devo dire la verità, subito fa, vero mamma? Subito fa cacca e pipì, non mi fa perdere tempo. E poi vabbè, ho sistemato il divano che qua tutto scomparso, tutte le cose la sera prima che andiamo a dormire lasciamo tutto così alla rinfusa, no? Ho fatto il letto sopra, ho sistemato la cucina
E poi che altro ho fatto? Ho annaffiato le piante, ho fatto già una lavatrice, ma ne devo fare altre, amore, mi devi far parlare a mamma, poi ti sei messa questa banana, mi sembri proprio una guappa. E ho fatto colazione, ho mangiato, adesso devo da aia, anche a mamma, non solo la babbuccia, anche a mamma, ricchi lei, aia, mi morde. Quindi poi devo, adesso devo cucinare. Dare la pappa a Pupi, aia, devo sistemare il video di oggi, perché sapete che carico un video ogni giorno, quindi devo sistemarlo, mettere, scrivere le ultime cose, di tante cose devo fare. Ma la cosa brutta è il fatto che comunque quando comunque vivi da solo, comunque senza mamma e papà, insomma, devi fare tutto tu, quindi veramente non si finisce mai. E quando, per esempio, come me, che sono gran parte della giornata da sola, devo fare comunque tutto da sola, e tutto questo è veramente molto stressante. Cioè devo fare lavatrici, pulire, lavare, tutte queste cose. Mamma, c'è zitta, dammi la mano. Vabbè, ti do la pappa. No, ti do la pappa a questa rompiscatole che ha fame, poverina. Comunque i capelli tutti sporchi, infatti guardate, li devo lavare, sono sporchissimi. Ecco, la pappina. Figaggine, figaggine. Comunque ragazze, vado sopra al computer, guardate qua che disastro, cioè sono ancora in mezzo la borsa qua della palestra di ieri sera. Questo è il mio giubbinetto e queste sono tutte cose che io devo lavare, cioè il pantalone, il leggings, la canotta, il top sportivo, devo lavare queste cose, non ho avuto il tempo ancora. Un'altra cosa che dovrò fare, lavarmi tutte queste cose, sistemare questa cosa, ah, anche l'accappatoio ovviamente, vero mamma? Oh, mamma mia, non si finisce mai. Ah, questa è una novità, guardate che carino, vi piace? Praticamente ho comprato questo qua che è un bonsai, troppo carino, e sotto ci ho messo questa qua che era quella che mi ha dipinto mamma, la cassetta, troppo carino, capovolta, vi piace così, capovolta, a tipo tavolinetto con questi cuori sempre di legno, troppo carino, a me piace molto, non lo so, fatemi sapere se vi piace qua. E tu che vuoi, devi fare di nuovo la pipì? Andiamo, dai, andiamo a vedere se devi fare la pipì, vieni, dai, andiamo. Pazienza. E adesso praticamente devo perdere 10 minuti che lei deve fare i bisognini. Dai mamma, fai presto. Cioè sono rimasta chiusa fuori la porta. Cazzarola, adesso mi tocca scalcare. Oh mio Dio, come faccio? Cioè non potete capire. Oh mio Dio, stavo morendo. Vi giuro, stavo morendo. Cioè non so neanche io come ho fatto. Cioè io che sono una fifona, ho scavalcato, mi sono arrampicata, mi sono fatta male. Non lo so come ho fatto. Mamma ce l'ha fatta, come ho fatto? Cioè stavo, cioè potevo morire perché è pericolosissimo, è altissimo, mi sono arrampicata praticamente sui balconi. Cioè che cacchio ho fatto? Non ci credo, cioè non scavalco nemmeno perché sono una fifuna. Sto chiamando Max. Mamma stava morendo. Tu come facevi adesso senza la tua mamma? Né? Lei che mi guardava da giù abbaiava, tutta spaventata, è vero? Avevi paura per mamma, ci faceva male? Io sono rimasta fuori alla porta, sono rimasta chiusa fuori. No. Ma hai capito che ci ho fatto? Ho scavalcato e sono entrata. Stato. Non mi dire come, non lo so, la forza della disperazione. Ma tu hai tutti i e sono rimasta fuori, senza niente, perché stavo facendo fa pipì a Pupi. Cioè, capito? Ma poi non ci sta nessuno, cioè a fianco tutte le signore, non c'è nessuno, cioè, Rodo, giuro. Succedono tutti a me. Sì, sì. Sei contento che non sono morta? Ci vediamo fra poco perché sono proprio in un momento particolare. Vabbè, stai lavorando. Okay. Ciao, buon lavoro. Ciao. Andiamo al computer. Guardate questo nuovo acquisto. Anche se perde 3000 foglie, tocca annaffiarla, quindi un problema in più. Però è bella, fa scena, dai. Computer, arrivo.
Ho messo il computer qua davanti alla mia schermata mettendo online il nuovo video. Guardate Max che mi ha mandato, riesco a inquadrare, mi ha mandato, ma non sia peggiore, mi ha mandato tutti i emotico che ridono, la porta e io che sono rimasta fuori dietro alla porta, è uno stronzo, l'odio. Non fate caso alla scala dietro, perché qua in questa stanza praticamente Max mi doveva mettere la tenda. Poi, dato che è troppo impegnato, praticamente mi ha lasciato non solo senza tenda, ma anche con una scala nella stanza. Va bene, lasciamo stare. Comunque, ho messo online il nuovo video di oggi, perché come sapete pubblico un nuovo video ogni giorno alle ore 14. Ho qua, ho sul mio secondo canale, quindi mi conviene di controllarli entrambi. E tra l'altro sono contentissima che mi stanno piacendo gli ultimi video, appunto questo qua che stavo riguardando proprio back to school, dove ho fatto vedere trucco e outfit. Poi la pizza in padella sul mio secondo canale, gli acquisti, nuovo video sui prodotti da sul mercato, appunto al discount, insomma tutti i nuovi video molto utili che sto caricando, e mi sto divertendo tanto a fare questi video. Appunto era da molto tempo che non vloggavo, mi sto soffermando più su questi video così, perché essendo che insomma non è proprio un bellissimo periodo per me, e non voglio insomma trasmettervi tristezza, quello che magari potrebbe venire fuori con un vlog, perché nel vlog più bisogna parlare a ruota libera, quindi sei un po' più te stesso, non sei più libero, quindi magari ti puoi sfogare di più. E oggi però mi faceva piacere un po' sfogarmi con voi, quindi parlare un po' con voi, perché insomma sono i periodi, no, ci sono per tutti. Spesso mi dite: ah, ma tu sei sempre allegra, sei solare. È vero, io sono, cerco sempre di prendere tutto con positività, poi ovviamente i problemi ci sono per tutti, e quindi ci sono giorni in cui si fa fatica insomma ad ingranare. E era da un po' che non facevo vlog, appunto proprio per questo, perché non avevo proprio quell'entusiasmo. Ho detto vabbè dai, nei vlog uno si può lasciare andare, quindi anche se si è un po' tristi non fa nulla, colgo l'occasione per sfogarmi con le ragazze, comunque sono delle mie amiche, e mi fa piacere insomma poi leggere tutti i vostri commentini e tutte le vostre cose, anche se poi comunque mi potete seguire anche quotidianamente, sono molto presente sia su Instagram Story, appunto aggiungetemi su Instagram, che su Instagram Story appunto con la novità di tutti i video che si fanno durante il giorno, là è un po' come guardare dei vlog, io cerco di essere presente, quindi comunque là, se mi seguite su Instagram vedete le mie storie. Fa bene registrare video, proprio video, non vlog, proprio video, perché appunto quando accendo la videocamera mi dimentico di tutto, cioè so che in quel momento vi devo trasmettere positività, e quindi faccio il mio lavoro, vi trasmetto tutto quello che ho di positivo, e posso dire oh, ciao ragazze, buongiorno in questo video, no, ma quindi ciao ragazze, quindi mi fa piacere insomma fare questo tipo di video, perché là comunque non viene fuori tutta la tristezza che magari uno può provare, e poi stranamente alla fine del video mi sento anche un pochino meglio, perché questo aver insomma cercato di trasmettervi positività alla fine mi rimane anche un po' addosso questa positività, quindi perciò mi piace. Non so che mi sto tagliando la testa, gli occhi, un po' tutto, lei è dietro che dorme sul cuscinetto, mio amore, meno male che c'è lei, veramente gli animali ci fanno tanta compagnia, e io ho sempre avuto nella mia vita o cani o gatti, e mi hanno sempre fatto tanta compagnia e trasmesso tanta gioia di vivere, quindi magari è bello, cioè se sei giù è bello avere un gattino, un cagnolino, perché loro capiscono se tu stai male, ti stanno vicino. Lei per esempio è la mia ombra, mi segue, sta sempre con me, si mette sul divano, viene vicino, e anche solo sapere che ci sono, no? Loro si mettono là proprio a dire come io sto qua, ci sono per te, non parlano, non dicono nulla, però molto spesso quel silenzio vale più di mille parole. Che poi mi chiedevo una cosa, no, ragazze, ma riguardo al video che è andato online mercoledì,
back to school, il trucco outfit scuola lavoro. Mi stavo detto in tantissime, che quell'outfit addirittura scandaloso. Ora io posso capire che vabbè, magari non è proprio adatto per andare a scuola, soprattutto adesso andando incontro all'autunno. Ma veramente così scandaloso come outfit? Cioè, ragazzi, sembra esagerato, addirittura scandaloso. Oddio, se andassi così a scuola, forse per lavoro, ma quale lavoro? Forse per un lavoro da P, mi hanno detto nei commenti. Ma dai, che esagerate. Veramente così scandaloso come outfit. Finito il computer. Andiamo, mamma, andiamo a cucinare. Adesso devo cucinare e mangiare. Io non sono una di quelle persone che si arrangia, non posso solamente mangiare un po' di frutta o un tramezzino veloce. Devo cucinare e mangiare tanto perché lo sapete che metabolismo molto veloce. Poi devo andare anche a allenarmi, quindi devo mangiare super super bene. Si cucina, yeah! Ci sono anche piatti da lavare. Quindi pasta o riso per me sono obbligatori. Veramente sempre, non posso non mangiare pasta o riso. Amore, mi fai prendere la pentola? Ti metti qua, mamma deve aprire questo. Tu ci vai sotto. Amore, mamma deve cucinare. Sto facendo il mio must per quando non ho tempo. Non voglio di pensare cosa fare. Pasta al tonno. Proteica, pasta integrale. In questa pasta qua. Però la trovo al supermercato, preferisco altri. Lei è sempre presente, la mia ombra, sempre. Mi mette l'ansia, questo cane mi mette l'ansia. Sto facendo il sughetto e nel frattempo mangio finocchi, che a me piacciono tantissimo personalmente. Sono tipo come un aperitivo, mi piacciono molto e poi sono molto diuretici e fanno fare molta plin plin, antiritenzione idrica. I finocchi sono ottimi per noi donne. Guarda che è, vicino a vedere che ore è. Ore 4. Io ancora non ho pranzato. E questo è il mio orario tipico per pranzare ogni giorno. È fantastico. La mia vita è fantastica. Io lo dico. Non so, è perfetta. È fantastica. Non so. Tra l'altro di sta cosa, no? Perché stavo vedendo uomini e donne, a volte se capita, insomma, che ce la faccio con l'orario quasi mai. Mi piace, insomma, vederlo. E quest'anno hanno fatto la cosa del trono gay, che è una novità, che è una cosa molto molto bella. Proprio bella, come ha detto, disse Gianni Sperti, una delle prime puntate, disse: tu Maria hai portato una novità. Questo significa andare avanti e significa superare qualsiasi cosa e portare anche in TV queste cose che ormai sono normali. Quindi non vedo perché non ci dovrebbe essere un trono gay, se c'è il trono uomo-donna, donna-uomo, anche uomo-uomo e spero anche donna-donna. In futuro, il fatto che qualche giorno fa, non so se l'avete visto, Maria, vedendo che nessuno invitava a ballare appunto il ragazzo gay, è andata lei, l'ha preso e hanno ballato assieme. È stata una cosa veramente bella, certo una cosa televisiva, chissà se è fatta per attirare, però è un messaggio, è una cosa che a me piace, una cosa bella che quindi ci fa superare qualsiasi atto di bullismo, di emarginazione nei confronti di tutti. E voilà, ragazze, questi piatti, qualsiasi piatti, sono sempre troppo piccoli per me, che mangio sempre porzioni abnormi, guardate qua. Escono fuori dal piatto, sono un piatto. Questo qua è troppo bello, ragazze. Questo è un mix di quelle robe per fare aglio, olio e peperoncino, che io abbondo perché mi piace. Aglio, peperoncino e prezzemolo, è troppo troppo buono. Olio extravergine d'oliva, non può mancare. E voilà, 10 minuti di godimento. Viva la pasta, chi l'ha inventata? Ho dimenticato di dirvi una cosa importante. Oltre al tonno ci sono anche peperoni, non so se ci fate caso. Ho messo anche peperoni per rendere il tutto proprio più leggero, leggerissimo. Mi sono fatta tipo un incubo, così mi succede tutte le notti, veramente quasi tutte le notti.
sogno che sto, cioè, mi sto soffocando, mi manca l'aria, è proprio un'incubo. Perché io in realtà, praticamente, quando, come sogni, quando devi fare la pipì e tipo, non so se è mai successo, non trovi un bagno, io tipo sogno che mi sto soffocando, che mi manca l'aria, che non riesco a respirare, perché in effetti io ho una crisi d'asma in quel momento, quindi poi mi sveglio ed è bruttissimo, perché mi sveglio, mi devo fare gli spruzzi, che io odio farli perché comunque fa male, non è un farmaco che fa bene, no? Oh, periodo proprio di merda, ragazzi, pure perché, cioè, diciamo, il fatto è tutto amplificato dal fatto che, essendo sto quasi sempre sola a casa, a parte la mia Pino che mi fa compagnia, perché Max comunque sta sempre al lavoro, comunque non c'è mai, e ti viene anche un po' di sconforto, nel senso che comunque, secondo me, quando uno sta da solo pesano tutti gli impegni, tutte le cose su di me. La notte sto dormendo malissimo, proprio da quando, dall'estate diciamo fino adesso, non ho mai dormito bene la notte, perché sto soffrendo tantissimo di asma. Io non so se ve l'ho mai detto, ma sono un soggetto asmatico, proprio vengono periodi di asma a me fortissimo. In passato un po' l'ho curato, poi sono anche allergica a tante cose, anche ai farmaci, quindi capitano periodi in cui io devo prendere del cortisone, come sto facendo appunto adesso, perché proprio sto malissimo, cioè mi manca proprio l'aria ed è una sensazione orrenda, veramente veramente brutta. Quindi sto facendo una cura col cortisone, però veramente sto male, mi abbatto, cioè proprio mi viene una tristezza e una cosa, perché comunque sembra che non si toglie mai, non so come spiegarvi. Quindi praticamente mi devo seriamente curare questa cosa. Il momento più bello della giornata, veramente. Veramente, a parte il mangiare, che a me la fame, anche se sto triste, depressa, sto male, ho tutti i problemi del mondo, anche se è un periodo di merda, a me la fame non passa mai, anzi aumenta. Quindi adesso devo fare le lavatrici, la merenda, e devo prepararmi la borsa e la palestra, devo andare in palestra e spero di sfogarmi, perché in palestra, quando vado in palestra, che sto come adesso, no? Che sto di cattivo umore, sto incazzata, sto triste, sto nervosa, sono cattiva in palestra, non mi faccio un allenamento proprio cattivo, duro, e quindi che è più efficace. Quindi almeno una cosa positiva, può darsi che sarò incazzata, triste e depressa, ma con i glutei sodi. Prendiamocela a ridere, ragazze, che dobbiamo fare? Ciao, no, è inutile, non mi palpare. Stiamo morendo. Sei proprio la peggiore, sei. Stavo morendo. Sei la peggiore. Là ci mi sono arrampicata. Hai fatto bene. Stavo cadendo e potevo morire, adesso non mi vedevi più. Praticamente abbiamo fatto. Io mi allontano, faccio paura. Vabbè, scusa, guarda me, io sono un bagno di sudore, siete riflesso praticamente addosso, sono un bagno di sudore. Scusate le condizioni. Però veramente abbiamo fatto un corso fantastico che si chiama TRX. E l'abbiamo iniziato già a fine dell'anno, prima delle vacanze. Sì, a luglio. E l'abbiamo ripreso adesso. Ma ragazzi, è fantastico. È fenomenale per tonificare il corpo tantissimo. Sì, e poi sia le gambe che la parte superiore. E l'addome. L'addome è fantastico. Cioè l'addome veramente, cioè, praticamente ti fa uscire tutti gli addominali, sì. Veramente io vedo che, cioè, sta funzionando tantissimo. E poi è bello perché ti sfoghi, cioè è vero, sì. Io sono da qua tutta musica ad alto volume, sì, con lui, il nostro allenatore Michele, è bravissimo veramente. Se volete vi facciamo proprio il video mentre lo facciamo, vi facciamo vedere, perché è proprio bello, ti dà tanta tanta carica e ti sfoghi, tipo sì. Come quando fai la box, sai, brava. Ma c'è, e
noi non sudiamo tanto, ma tipo grondiamo sudore. E ti tonifica tutto, le braccia, il seno, l'addome, i glutei, tutto. Wow, che glutei la mia Nenzina, guarda. No, ragazze, io ve lo straconsiglio. Sono venuta qua tutta, diciamo, di cattivo umore, in cattività. L'ho fatto proprio cattivo. Mi sono sfogata, mi sono tonificata e mi sento già meglio. Tu ti senti meglio? Sì, una bella terapia. Una bella terapia di buon umore. Adesso ci dobbiamo assolutamente lavare. Fare una doccia. E poi mangiare tantissimo. Bene, Dio, bene, basta. dai. Viva la palestra, viva TRX. E fateci sapere se volete il video. Adesso doccia. Doccia. Olio anticellulite. Certo, noi sempre ci mettiamo l'olio anticellulite by made by Carlita. Guarda come sei carina così. Ci massaggiamo. E cosa ci sta meglio di questo, ragazzi? Ora andiamo perché siamo rimaste da sole nella palestra. Sì, siamo praticamente solo noi, è tardissimo. Ciao, ci vediamo dopo. Come carina questa maglietta. Questa me l'hai regalata tu. Vabbè, che è tutta sudata. Sì, vabbè, non guardate. Però è quella che facessi vedere anche nel video dei tuoi regali di compleanno. Sì, perché me l'hai regalata tu. E come ti sta bene, ti fa risaltare l'abbronzatura. Fai così. Nancy, brava. Che paura. Io carico tutti, eh. Le scarpe sono quelle che ti ho regalato. Sì, io praticamente tutto tu mi hai regalato. Hai fatto l'outfit made Carlita. Ok, sono in casa mentre sto cucinando. Volevo far vedere questa. Guardate che bella, troppo carina. Una zucchetta che mi ha dato mia mamma del nostro orto. Troppo carina, grazie mamma. Io poi adoro la zucca, ne esco proprio praticamente pazza e quindi non vedo l'ora di cucinarla. Mia mamma mi dà tutte le robe bio del nostro orticello, le cose buone. Salata di patate sulla galletta con la cipolla per la piadella. E quindi niente ragazze, sono di nuovo qua, versione cesso, nella mia stanza. Come avete visto siamo crollati, veramente è brutto perché comunque lui lavora tutto il giorno, io comunque ci vediamo solo la sera, quindi praticamente l'unico momento in cui potremmo stare un po' assieme ovviamente subentra la stanchezza. E quindi non fa bene non parlare, non avere dialogo, è una cosa che non fa bene. E adesso mi spetta qualche oretta al computer, anche se è già notte, sto morendo di sonno, sono stanca, però devo montare il video appunto per farlo andare online domani. E parlo a bassa voce perché lui sta dormendo, dato che domani si dovrà alzare tipo alle 6:30, 7, e allora non mi va di disturbarlo, giustamente. E niente, avevo letto una frase: certe giornate sono belle perché sono belle, altre sono belle perché finiscono, e questa è una di quelle. Speriamo domani sia una giornata migliore e fatemi sapere la vostra giornata com'è stata. Io vi mando un bacio grande e vi ringrazio sempre per il vostro affetto e il vostro sostegno. Ciao. Sad soul, darling, all I know. Sad soul, sad soul.